Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome. È un po' che non continuiamo questa nostra avventura, ma diciamo che andiamo a riprendere quello che è nostro, cioè l'Egitto. Eravamo in guerra con il nostro vicino Kush, qua sotto, e nell'ultimo episodio ci eravamo resi conto del fatto che effettivamente noi stavamo perdendo, cioè non riuscivamo a conquistare il territorio, più che altro per il fatto che noi non confinavamo con questi territori, quindi possiamo soltanto darli al nostro stato vassallo, Dodekaskoinos. In effetti, qua, come potete vedere, abbiamo ceduto il controllo di questa zona qua in modo da potergli poi dare questa provincia. Scusate, faccio sempre confusione tra provincia e regione. Non sarebbe male riuscire a dare anche questa e questa provincia, però vediamo un attimo come riusciamo a. Come riusciamo a evolvere la situazione? Perché allora, qua la capitale di quella di questa provincia qua, qual è? Verosimilmente Pago o Pagada? Bagada, sì, Bagada, che non è sotto il nostro controllo perché ci sono delle truppe nemiche che l'hanno appena liberata. Stanno arrivando 12.000 uomini nemici contro di noi e. So che non siamo in un periodo troppo difficile perché abbiamo. Ah no, ok, abbiamo dei barbari qua. Dei ribelli, dei barbari. E qua stavamo mandando in giù le nostre truppe, se non ricordo male. Ok, a occuparsi sia dei ribelli che dei barbari. Diciamo che in questa situazione. Potremmo anche verosimilmente chiedere una pace con Kush per riprenderci un po'. Cosa possiamo ottenere in questo momento dalla pace con Kush? Ah, quella provincia là, Dodekaskoinos, cioè quella. Sì, provincia e potremmo dare delle città magari. Quelle occupate, allora potremmo dare le città occupate, trasferire l'occupazione ai nostri vassalli. Allora, questa. Transfer occupation al Dodekaskoinos. Questo transfer occupation to Dodekaskoinos. Anche qua. Anche qua. E anche qua. Così male che vada, arriviamo appena vicino al confine. Non so se potrebbero darci anche questo. Noi nel dubbio trasferiamo l'occupazione di tutte. E vediamo un po' cosa riusciamo a ottenere dalla pace. Perché il problema è che qua prendiamo troppo attrito da questa zona tutta desertica. Per cui continuare troppo lungo potrebbe essere anche una cosa abbastanza problematica. Allora, vediamo un attimo. Se volessimo mettere tutto. Allora, no, 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 white piece. Allora, questa. Ok. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè sono tutte quelle che abbiamo occupato attualmente. Sarebbero favorevoli. Sarebbero favorevoli per noi, non è una cosa per nulla negativa perché spezzerebbe il loro regno in due. E in più ci renderebbe molto vicino alla città di Bagada, che ci permette di conquistare tutta questa provincia. E anche Napata, che invece ci permette di conquistare poi in seguito quest'altra provincia qua, che è quella di Napata. E poi diciamo che l'ultimo pezzetto sarebbe a portata di mano, diciamo allora. Perché cos'è che hanno ancora Meroe là dentro? Che è nel loro. Ok. Sì, perché altro non abbiamo nulla. Ok. Va bene, quindi ci darebbe un buon pezzettino in più. Diciamo che. Ah, vediamo se si può dare un po' di soldi magari. Sì.
Anche 258 monete che non è male. Ok. Hanno accettato la situazione. Quindi diciamo che questi possiamo... Questi sono mercenari? No, questi sono dei... Gli uomini mantenuti tradizionalmente. Allora, qua abbiamo un sacco di attrito ovunque praticamente. Questi sono i mercenari, vero? Sì. Beh, allora intanto aspettiamo un attimo che si ripigli la situazione. Allora, i barbari stanno scendendo in giù e non è una cosa buona, però prendono anche parecchio attrito, che invece è una cosa buona. I miei uomini anche qua stanno prendendo parecchio attrito, che sono praticamente tutti mercenari, vero? Sì. Per cui vuol dire tantissimi soldi spesi per riuscire a sistemarli. Però il problema è stata la guerra di Frigia, che ci ha davvero fatto perdere molto, molto, molto del nostro manpower. Allora, direi che con questi se... possibile andrei giù sotto a picchiare i nostri barbari più che quelli là. Quanto cavolo di attrito ci Siamo in una brutta situazione, abbiamo dovuto accettare le condizioni degli schiavi là perché hanno preso la città, se non altro sono scomparsi. Importare dei cammelli. Ma Rodi no, non mi fido tanto di Rodi, sinceramente. Il generale di livello 7 che dovrebbe mangiare facilmente il generale di livello 3, però tutto è ancora da vedere. Stiamo prendendo tanto di quell'attrito che davvero è difficile da immaginarsi una situazione peggiore di questa. Però è proprio una situazione brutta quella dell'Egitto, parlando di manpower, perché l'attrito è enorme ovunque. Come ci sono altri 10.000 barbari là, ma porca miseria. Allora, vediamo un attimo se riusciamo ad alzare la stabilità. Sì. Però non sembra influenzato da quel discorso là, perché? Supply limit, barbarian power. Sono varie zone che hanno un barbarian power. Mica da scherzare. Queste sono mie? No. Oh sì, sì, forse sì. Ok, forse sono di quel generale ribelle che c'era un tempo. Ma diciamo che questi cerco di farmeli salire su più in fretta possibile. Allora, Forced March fino lassù. E vediamo un attimo che capita. Prenderemo un bel po' di attrito, però. Dobbiamo. E i barbari sono ancora vivi. Porca miseria! Non è una buona cosa. Tra l'altro stiamo perdendo i soldi. Eh sì. Non si arrivano qua, va a finire che mi sfondano questi. Ah, questi qua no, sono quelli ribelli. Sono quelli ribelli, quindi chi se ne... Sono quelli del tizio ribelle. Che gli sono ancora fedeli. Mi segui questi stupidi...
tizi. Ah, togli la forced march, però sennò non recuperano morale. Ok, dai, dovremmo schiacciarli questo giro. Ci stanno venendo addosso ormai, quindi... Cioè, di 20.000 uomini, comunque, mercenari, ce ne sono rimasti così pochi. Insomma... Ok. Oddio, allora... Porto il Ptolomeo Cherauno Lagide, che è il mio figlio, il mio attuale figlio. No, sono io. Diventano amici e guadagno 5 di lealtà. No, va bene. Ok. Quindi abbiamo fatto un po' di schiavi da quei barbari. Sennò ti devo mandare qua, in un posto dove non prendono più attrito, perché sennò è un bel pasticcio. E ancora questi 6.000 continuano a cadere la civiltà dei vari posti, per colpa dei barbari, porca miseria. E non so neanche come funziona il discorso del Civilization Value. Ah, gli incrementa... Ok, il valore. Ah no, questi sono quelli automatici, sono andati a liberare la città. Ok, ma se ne sono scappati bellamente dai barbari che sono lassù in alto. No, come sta assediando la città? In che senso? Ma la città... è nostra. Non capisco cosa stia facendo. Cosa fa questo? Oh. Ah, io so picchiare questi barbari per piacere. Abbiamo perso di nuovo tantissima gente di attrito. La Duca de Cascoin vuole il papiro. Vada. Allora, i barbari dove stanno andando? Boh, li seguiamo nel dubbio. Allora, abbiamo perso lo Hierofante. Vediamo un attimo se c'è qualche Scorned Family da mettere. Allora, gli Onomastidi, i Filetidi, i Persidi, i Peneidi, i Sostenidi e i Zosidi. Questo qua è Zoside, ma un'altra corruzione, non mi piace. Peneidi abbiamo detto anche. Sì. Mettiamo lui. Non è molto popolare, ma è buono. Barbarians, Starving Pop. Per il fatto che sono state attaccate dai barbari. Lack of Commander. Ok. Allora io vorrei capire se posso... questo costa un sacco di soldi, però. Posso solo pagare i veterani, però spendendo un sacco di soldi.
Beh, ci proviamo. Ma ci sono rimaste comunque a lui. Barbarians defeated, ok, ma qua noi prendiamo attrito, quindi meglio andare qua a Babilonia dove non prendiamo attrito, togliere forse di March. Proviamo ad andare a Tolomeo Lagide alle Olimpiadi, vediamo un po'. Questo qua anche ci è. Ah, questo è anche capo di una fazione. Porca miseria. Allora, abbiamo delle richieste di export. 'Cilice tra che? Ci chiede del vetro. Chi è la cilice tra che? Ah, la friggia, guarda come si è rotta! Ma buonissimo! Vada, e qua allora Panfilia, che è sempre là vicino, ok. No, mi spiace ragazzi, abbiamo già dato gli altri il vetro. Omen, possiamo chiedere un Omen? Allora, io chiederei un... abbiamo bisogno di tutto qua. Aumenta la popolazione, direi. Che è pochissimo, però abbiamo bisogno davvero di aumento della popolazione. Questa è davvero una nuova invenzione. Quanti punti inventivi abbiamo? Un sacco, allora, vediamo un attimo. Ho bisogno di roba un pochettino più... sull'economia, sulla gestione della civiltà, eccetera, eccetera. Tribesmen output, wrong culture happiness, slave output più 10%, whole triumph cost, monthly loyalty. Questo del monthly loyalty non è male. Ruler popularity gain. Non è neanche male. Sacrifice to the God's cost. Wrong culture group happiness. Allora io farei questo, però in realtà visto che c'è varia gente scontenta. E due process. Cosa che mi è apparso? Contact? No. Omen power più 5%. Siege engines for defense, military tradition cost. No, farei questo del wrong culture happiness. Così mi ha sbloccato national commerce income. Vada. National tax. Mettere questo, Office of Orators, Monthly Tyranny, -1, -001. Ah vabbè, per ora ci fermiamo, abbiamo già speso 500 punti civici. Allora, potere oratorio, possiamo andare a fare delle robe probabilmente con il potere oratorio. Potremmo, allora... Pretender support. Allora, vediamo un attimo, chi sono i pretendenti al mio... Allora, Ermaio Lagide è mio figlio? Sì. Poi chi abbiamo? Arsino e Lagide, ok.
che è mia sorella. Ah, lo dice Son of Basileus of Egyptus. Meleager, questo qua è il pretendente, quello rivoltato. Ha due supporti. Ok, due che lo supportano. Arasino ha tantissima gente che lo supporta. Elisandra invece è un'altra sorella. Ma lui è mio fratello, sì. Non posso imprigionarlo, vero? Fare con quell'uomo. Ma se mando le mie truppe qua, cosa succede? Posso fare qualcos'altro? Sono persone leali comunque a quel tizio, devo fare attenzione a chi metto come generale. Dico qua, adesso che lui è qui, posso... No, ma se seleziono le mie truppe, posso tipo attaccarlo? Create new unit, split in half, recruit new army. Ah no, queste sono delle cose automatiche che possono fare. No. Non posso farci nulla con questa situazione qua. In questo potrei migliorare un pochettino la realtà. Corrompendolo, dandogli uno stipendio, però perdo un sacco di soldi. Posso imprigionarlo poi perderei 5 di popolarità. Ah no, perché questo è il capo di una Ha vinto di nuovo i giochi, ottimo. Abbiamo guadagnato anche uno di stabilità. Ah, perché è nato un altro bimbo? Sì, è nato un altro bimbo. È ormai l'agide, questo è Ptolomeo l'agide. Lui è ben in forma. Ah, aumenta anche la sua... Ottiene un granaio. Va bene, ottima idea. Ok, siamo in una discreta situazione attualmente. Chi sono? No, aspetta, abbiamo dei mercenari che stanno prendendo un sacco di attrito. Perché? Perché sì. Questi altri anche un sacco di attrito, ma perché? Ah, perché sono cresciuti di numero nel mentre. Credo, ci fanno spendere un sacco di soldi. Quando avrò poi più manpower, magari potrò rinunciare un po' di mercenari. Oddio, è morto un researcher. Allora, mettiamo un attimo in pausa. Quello per la religione. Allora, chi mettiamo? Chi abbiamo di scolo fermi? I leonomastidi, i filetidi, i persidi, i sostenidi e i zosidi. C'è uno zosidi qua, ma che ha una corruzione della miseria. Persidi, filetidi. Questo filetide
Dai, va bene, tanto la regia non ci serve tantissimo adesso. Come siamo messi rispetto agli altri? Ah, il 12 scoglio non so più roba di noi adesso, vale più punti di noi. Vabbè, abbiamo fatto conquistare tutta quella roba. Allora, un attimo, noi stiamo facendo... Start integrate, no, dobbiamo migliorare un attimo. No, cancel. Non è che lo... No, infatti. Relation access, improve opinion. Vadi. Aspetta, chi è che mi chiede? Sale. No, mi spiace. Ho bisogno del sale. Ma perché continuo a prendere attrito? Vinci quindi da 0% di attrito, ma prendo attrito uguale. Se mi chiedono... papiro, no. Oh, tra l'altro ho delle rotte commerciali libere forse. Ma ancora, perché continuo a prendere attrito? Quante corti serve qua? A 21, ho bisogno di un posto che ne tenga 21, so prima o poi prenderlo. Allora vai a Iene, là così dovresti essere tranquillo. Allora, vediamo un attimo solo il discorso. Allora, supply map mode, ok. No, trade route, allora dobbiamo andare... Papiro, no, mi spiace, dobbiamo andare trade route libere. Another trade route. Non abbiamo più trade route da nessuna parte, scusate. Mi sa di no, ma allora, commercio dove che era? Tra l'altro sono già passati 27 minuti, quindi direi di concludere questo episodio e continuare nella prossima puntata. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Imperator Rome. Ciao a tutti.